Tanti gol, le emozioni fino alla fine, un pareggio che lascia le cose sostanzialmente invariate tra le due squadre. Il 3-3 del Valle Anzuca tra Francavilla e Recanatese lascia zone d'ombra e fasci di luce per entrambe le formazioni nella lotta per guadagnarsi uno dei quattro posti playoff. Leopardiani senza Pera infortunato e con Sivilla, assistito da tanti centrocampisti con propensione offensiva come Borrelli, Olivieri e Raparo. Dalla parte opposta Rachini deve rinunciare allo squalificato Spacca espulso domenica scorsa contro la San Giustese. In porta va Natale, in panchina va Chiacchiari nel 4-3-2 uno di casa, Banegas e Palumbo sono chiamati a sostenere il terminale offensivo dos Santos. Al sesto il primo squillo della squadra di Alessandrini, Sivilla in posizione regolare trova l'angolo da posizione defilata ma Natale chiude in tuffo sul palo di competenza. Ma al Francavilla basta una fiammata per sbloccare la partita, all'ottavo Esposito entra male su Banegas in area di rigore e Eusanio manda Palumbo dal dischetto, trasformazione impeccabile, gol numero 8 in campionato per il fantasista del Villa. Sulle ali dell'entusiasmo la formazione di Paolo Racchini prova a calare il bis all'undicesimo ma il Mancini di dos Santos è fuori misura. Al 17esimo Banegas scambia con Palumbo al limite dell'area di rigore, un rimpallo gli dà ragione ma il mancino che libera il sudamericano è impreciso seppur di poco. Al 21esimo però la Recanatese sfiora il pari, piazzato Di Borrelli dal lato corto dell'area, Olivieri tutto solo colpisce di testa ma c'entra in pieno la traversa a Natale praticamente battuto. Al 36esimo proteste leopardiane per un contatto in area di rigore ai danni di Esposito, ma per l'arbitro è tutto regolare. Al 41esimo tremendo scontro in area tra Dodi e Mbup, il giocatore del Francavilla non dà all'inizio segni confortanti, ma la paura dura solamente fino all'ingresso dei sanitari, col senegalese che si rialza tra gli applausi del Valle Anzuca e con Dodi che invece deve lasciare il posto a Monti. La Recanatese esce però meglio dagli spogliatoi, al 54esimo l'imbeccata di Lunardini trova il corridoio per Sivilla che lo percorre e scarica il diagonale sinistro alle spalle di Natale per il gol del pari. Subito l'1-1 il Villa protesta un minuto dopo con i giocatori di Rachini che vorrebbero un tocco di mano di Marchetti nel contrasto con Bup dopo il piazzato di Banegas. Il Francavilla però barcolla e rischia al 61esimo, ripartenza fulminea di Borrelli, scarico per Sivilla, altro diagonale mancino su cui però stavolta rimedia Natale. Ci prova la squadra di Rachini al 63esimo, Monti scivola e lascia un'autostrada a Banegas ma né Palumbo né dos Santos trovano il tempo per la stoccata. E allora la beffa si materializza al 67esimo, Bedin entra male in area su Olivieri e rigore numero 2 di giornata stavolta è per la Recanatese e Sivilla lo trasforma in sicurezza. Doppietta personale sorpasso leopardiano, incredibile però quello che accade tra il 32esimo e il 34esimo del secondo tempo. Il Francavilla impatta grazie alla punizione capolavoro ancora di Cosmo Palumbo che sorprende Piangiarelli e regala il 2-2 alla formazione di casa, equilibrio però che si spezza di nuovo dopo neppure due minuti quando Olivieri controlla al limite dell'area di rigore, interno piede destro liftato e sfera che si insacca sul palo più lontano per il nuovo vantaggio leopardiano 2-3. Ma il Villa ha un gran carattere e all'88esimo serve il tocco decisivo di Andrea Mancini per firmare il 3-3, che fa entrare sul terreno di gioco anche Paolo Rachini per un'esultanza che sa di liberazione per un pareggio voluto, cercato dalle due squadre e la corsa playoff continua. Mister Rachini, una girandola di gol, di emozioni, però ti abbiamo visto il 3-3, il 3-3 di Mancini entrare sul terreno di gioco perché eri contento di averla ripresa, alla fine questa partita vi stava scappando di mano. Assolutamente sì, perché secondo me non stavo meritando di perdere. Nel primo tempo penso che abbiamo fatto una partita quasi perfetta, è normale che giocavamo contro una squadra forte, però abbiamo controllato benissimo il primo tempo, abbiamo fatto gol e abbiamo anche rischiato di raddoppiare. Poi nel secondo tempo qualche disattenzione di troppo, sia sul gol dell'1-1 sia poi sul gol anche del 3-2. Sono entrato in campo perché sinceramente la mia squadra sul campo aveva meritato di, non dico di vincerla, ma comunque di non perderla. È stata bella, ripeto, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché ci hanno creduto fino alla fine, anche su tre pari hanno provato fino all'ultimo secondo a cercare di vincerla questa partita. Carattere probabilmente quello che serve, l'ingrediente che occorre da qui, visto che non manca tantissimo alla fine del campionato per centrare questi playoff. Ma sì, mancano quattro partite, è normale che oggi noi abbiamo fatto tutto per vincerla, però ripeto, abbiamo giocato contro una signora squadra e quindi ci portiamo questo punto a casa sapendo che siamo ancora tutti lì vicini e quindi noi proveremo a fare il filotto di punti perché penso che per quanto ho visto in campo la mia squadra merita i playoff. A questo punto a quel punto della partita magari c'è molto rammarico perché mancava pochissimi minuti, però
dobbiamo anche essere consapevoli che il calcio è questo, a volte va a vantaggio tuo, a volte a svantaggio, però come hai detto tu la squadra ha avuto una reazione, ha giocato, ha creato anche nel primo tempo, aveva colpito una traversa, avevamo subito un rigore così molto ingenuo direi, per non dire altro, e che ogni tanto capita, oggi è capitato. Però avevamo già reagito, avevamo avuto, oltre alla traversa, a portiere battuto, un paio di situazioni dove ci poteva essere rigore. Insomma, la squadra aveva già reagito nel primo tempo, poi il secondo tempo è stata brava a ribaltare il risultato, avevamo sbagliato un'altra occasione con Siviglia, perciò è una squadra viva. Poi ci avevamo pareggiato, sempre su calcio piazzato, e poi siamo stati bravi a tornare in vantaggio. A quel punto probabilmente un po' di rammarico c'è, però. Possiamo chiederle come sta Dodi? Dodi sembra che insomma era vigile, insomma era sveglio. Adesso è normale che magari cercheremo di fare delle valutazioni più approfondite, però io mi auguro che non sia niente. Insomma, è stato un colpo alla testa, di conseguenza come tutti i colpi alla testa bisogna avere molta cautela e cercheremo di averla.